Piccolo attraversamento. Bello caratteristico, una bella salita. Non propriamente mordi e fuggi. Allora, sto salendo al santuario di Santa Veronica. Qui sul Lago Maggiore a Caldè. Faceva parte, sono già senza fiato, faceva parte di un'antica rocca medievale che è stata distrutta dagli svizzeri nel 1500 e non mi ricordo, ma su c'è il cartello e ve lo faccio vedere. Sono quasi su, eccola qua. Siamo stati già al santuario di Santa Valeria, Santa Veronica, dove ho fatto anche una dronata e ve la metto nel video. Sono qui a Brezzo di Bedero perché qui c'è una parte della Lina Cadorna, di cui possiamo vedere l'ingresso in caverna delle postazioni di batteria. Qui abbiamo un Pippo, guardalo! E abbiamo anche Crystal! Vieni qui! Crystal, vieni qui! Ma come siamo belini! E lei è contenta perché abbiamo trovato le trincee. E a lei piacciono le trincee, tanto. Adesso vediamo se questa telecamerina fa abbastanza luce. Adesso vediamo nell'antro funesto cosa troviamo. Queste potete vedere le trincee. E lei parte all'avventura fiduciosa. E abbiamo già persa. Allora, qui dentro siamo dentro una postazione in caverna. Come venivano fatte all'inizio del 1900. Perché queste sono più o meno dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, volute dal generale Cadorna per evitare che gli austro-ungarici passassero dalla Svizzera e accerchiassero gli italiani sulla linea di combattimento. Come potete vedere, qui
c'erano le postazioni dei cannoni, perché qui mettevano i cannoni sul loro affusto e battevano verso il confine svizzero. Piccoline queste gallerie. Avevano semplicemente una barriera in cemento davanti, con la bocca dove sparavano. Cristal sta già tentando di portare contenuti. Un attimo che guardo di qua cosa abbiamo. Perché in teoria qui da queste parti dovrebbero esserci dove stoccavano sia il munizionamento che dove alloggiavano i soldati. Vi basti pensare che comunque molte di queste postazioni non sono mai state. Questo è un osservatorio o un'uscita di sicurezza. Non salgo perché sti gradini non mi tengono, neanche per sogno. Non sono mai state armate. Vedete? Ecco qua, 1916. Un fotografo. Sono mai state armate, non sono mai state usate. Furono trasferite quelle pochi armamenti poi quando ci fu la ritirata di Caporetto, se non ricordo male, ma posso anche sbagliarmi, per rifare il fronte qui probabilmente erano i camminamenti. Serviva per arrivare alle trincee. Adesso andiamo a vedere. Mazzai strettino. Stretto, stretto, stretto. Io sono trapaciccione. Oh, un'uscita. Così pare. Vediamo un po'. Oh! No. Ah, ok. Siamo fuori, direi. Cristal, vieni qui. Vieni su. Probabilmente un'uscita di sicurezza. Ecco che esce l'avventuriero. Probabilmente un'uscita di sicurezza. Voglio darmi un tonno, ma non ne sono capace. Un commento caldo per i follower che non ho. Niente. Appunto, niente. Cristal, vieni. Ti